Buongiorno. Oggi facciamo una cosa un po' diversa. Vorrei parlarvi di questo libro qua. Racconti di Kafka. Sono racconti brevi. Questo libro qua in particolare è la vecchissima edizione, mi pare uscita negli anni 60. No, la prima volta è uscita negli anni 50. Questo libro qua, questo esemplare del 65, la prima edizione del 57 da Feltrinelli. C'è ancora in un'altra edizione, ma sono sempre i racconti di Kafka. In questa edizione, ma credo anche nella nuova, c'è anche la Metamorfosi, è molto molto bella. Questo video è all'interno della serie che così ho chiamato Di fronte al potere, no? Perché cerco di capire attraverso esempi dalla letteratura come le persone o i personaggi si pongono di fronte al potere. Oggi sarà un po' diversa, scusate, l'attività, perché invece di parlarvi di questo libro in modo approfondito, vorrei leggervi uno dei racconti. È un racconto molto breve, ma che secondo me esprime perfettamente ciò che voglio sostenere. Il racconto si chiama Davanti alla legge, abbastanza famoso, credo. Legge sempre scritta con la L maiuscola. Davanti alla legge sta un usciere. A lui si rivolge un campagnolo e chiede di entrare nella legge. Ma l'usciere dice che per il momento non gli può consentire l'accesso. L'uomo riflette, poi chiede se potrà entrare più tardi. Forse, dice l'usciere, ma non ora. L'usciere si fa da parte. Poiché la porta della legge è sempre aperta, l'uomo si china per guardare dentro. Il guardiano lo osserva e ride. Se ti attira tanto, dice, cerca di entrare, nonostante il mio divieto. Ma sta attento, io sono forte. E sono soltanto l'ultimo degli uscieri. Ogni sala ha il suo usciere. Uno più forte dell'altro. Neppure io sono capace di reggere alla vista del terzo. Il campagnolo non si aspettava simili difficoltà. La legge deve essere accessibile a tutti, in qualsiasi momento, pensa. Ma guardando meglio l'usciere, nella sua pelliccia, col suo gran naso aguzzo, la lunga, nera, affilata barba da tartaro, si convince che è meglio aspettare, fino a quando non avrà il permesso d'ingresso. L'usciere gli offre uno sgabello e lo fa sedere vicino alla porta. Lì quello che siede, giorni ed anni, compie parecchi tentativi per essere ammesso nell'interno, stanca l'usciere con le sue preghiere. L'usciere lo sottopone a volte a piccoli interrogatori, gli chiede del suo paese e di molte altre cose, ma sono domande indifferenti, come usano fare i gran signori. Alla fine gli ripete che non può ancora farlo entrare. L'uomo, che per il viaggio si era provvisto di una gran corredo, ricorre a tutto, non importa se sono cose di valore, per corrompere l'usciere. Quello non respinge i doni, ma dice «Accetto solo perché tu non creda di aver lasciato qualcosa di intentato». Per anni e anni l'uomo non cessa ad osservare l'usciere. Dimentica gli altri uscieri. Il primo gli sembra l'unico ostacolo per l'ingresso nella legge. I primi anni maledice a voce alta, senza riguardo la sua mala sorte. Più tardi, da vecchio, si contenta di brontolare tra sé. Diventa come un bambino. E siccome, grazie allo studio per tanti anni condotto sull'usciere, ha finito col conoscere anche le pulci della pelliccia di quello, prega le pulci di aiutarlo a fare cambiare idea all'usciere. Infine la sua vista si indebolisce ed egli non sa più se è la luce che manca o se lo ingannano gli occhi. Nell'oscurità, tuttavia, distingue ora il fulgore che rompe dalla porta della legge. Non ha più molto da vivere. Prima della morte, tutte le vicende degli ultimi tempi, concentrate nella sua testa, si traducono in una domanda che ancora non ha rivolto all'usciere. Fa un cenno all'uomo perché non può più raddrizzare il suo corpo irrigidito.
L'usciere deve piegarsi su di lui. La differenza di statura si è ora modificata, a grande vantaggio del campagnolo. «Cosa vuoi sapere ancora?» chiede l'usciere. «Sei insaziabile. Se tutti aspirano alla legge, dice l'uomo, come mai in tanti anni nessuno oltre me ha chiesto di entrare?» Il guardiano capisce che l'uomo è agli estremi e per farsi intendere ruggisce contro il suo orecchio ormai chiuso. «Qui nessuno poteva entrare, la porta era destinata solo a te. Ora me ne vado e la chiudo.» Eccoci qua. Questo è il racconto di Kafka. Credo che sia tutte le parole che si possono usare per commentarlo siano in più. Già è un racconto che dice tutto su una degli atteggiamenti, una delle posizioni, uno dei modi di intendere il rapporto con il potere. In questo caso esemplificato dalla legge con la L maiuscola. Buona lettura.